Hey ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Go. Oggi ci sono 2000 problemi. Esattamente. Bene. Ieri non funzionava il gioco per tipo 4 ore, dato che c'erano i server totalmente down. Oggi invece abbiamo il bug delle orme, ovvero tutti i Pokémon ci vengono segnati a 3 di orme, non sappiamo minimamente dove sono. Quindi abbiamo pensato che ci attiviamo un bel aroma, così i Pokémon vengono esatto. da noi e risolviamo in parte questo problema. Oggi sarà davvero difficile registrare, ma noi ci proviamo lo stesso. Vabbè, noi abbiamo preparato diverse cose. Siamo in una zona piena di Pokéstop. Esattamente. Qui che c'è, inizia a prendere. Qui di fronte, poi lo facciamo vedere, okay. c'è un parco troppo carino e ci sono un sacco di palestre nelle vicinanze. Mm-hmm. Abbiamo delle uova pronte da schiudere. Tre uova. 5 km quadrati. Pronte a essere schiuse, speriamo di trovare qualcosa di raro, anche perché noi vogliamo fare un video dove ne apriamo 3 da 10 km, ma non riusciamo a trovarle, ne abbiamo soltanto una, quindi stiamo cercando di accumularle, ma non le troviamo perché siamo sfortunati. E guarda un po', visto che i problemi non bastavano, adesso c'è pure tantissima lag, neanche i Pokéstop riesco a prendere. Abbiamo attivato appunto una roma per vedere se almeno così troviamo dei Pokémon. Allora, guarda le uova, ci manca davvero poco, quindi ormai sì. Stiamo per aprire le uova, ovvero 400 metri, sì, 400 metri. Ma sono tanti! No. Quanto dobbiamo camminare? Ma almeno quanto dobbiamo oggi camminare? Ci facciamo 15 km, sì, ho deciso. Sì. Allora inizia. Ok. Io ti seguo con la videocamera e poi non ti seguo più. Perché 15 km ti puoi fare solo da solo. Ma dai, ma è divertente, no, ci facciamo una camminatina assieme. No. Col caldo niente. Presi divertente. Per la mano. No, ah, guarda che bell'ombra. Qua c'è un parchetto che noi non conoscevamo. È nuovo questo, è nuovo. Sì, ci sono un sacco di cose nuove a Cagliari che noi non conosciamo. Esatto, non è una cosa troppo strana. Allora, guarda, in questa zona, vedete, noi vediamo tutto con tre orme, però sì. teoricamente comunque se ci passiamo vicino, esatto, compaiono. Vedi, compaiono, quindi almeno con la roma riusciamo a trovare un po' di Pokémon. Siamo stati furbissimi, bisogna ammettere che queste ci siamo arrangiati. Che improponibili. Abbiamo aspettato una roma, che non è che sono proprio poco rari, però sono Vabbè, dettagli. Dai, aspetta altrimenti che... come facciamo? Ok. Sai, no, perché siccome sto guarda andando... come salta. Sono peggiorato tirando le Pokéball nel tempo, invece che migliorare sto peggiorando, mi escono curve a casaccio. Ho notato, sì. È un brutto momento, quindi bisogna almeno fermarsi e concentrarsi. È un brutto momento nella storia degli allenatori di Pokémon. Guarda, poi si allontanano quando escono e quindi diventa ancora sì, difficile. Sì, abbiamo notato che ogni volta che il Pokémon esce dalla Pokéball va un passo più indietro, esatto. quindi diventa sempre più difficile prenderlo. Quindi, ce l'hai fatta? No. E poi quando la chiappi il gioco si ferma, insomma, c'è tante belle cose. No ragazzi, cose. Il gioco oggi ha tantissimi Da quando problemi. È uscito è peggio di prima. In Italia, guarda, sì, era meglio giocarli legalmente con la versione non nostra. Almeno funzionava. Ma non si dice queste cose. È giusto che sia uscito, ovviamente okay. lo siamo adesso. Però non funziona. Originale, però non funziona e ci fa arrabbiare. Esatto. Guarda cosa c'è. Siamo vicini a una palestra e c'è un Graveler selvatico. Lo voglio potentissimo. 600. Proprio questo esagero. Secondo me fortissimo. 400. Beh, forse non, dai, è male. non è male. Stiamo finendo le Pokéball, sono arrabbiatissimo, quindi a lui diamo una bacca e proviamo a colpire con una Mega Ball. Okay, primo tentativo okay. perché se la spreco mi arrabbia tantissimo, smetti di saltare, guarda, mi stai Calmati facendo arrabbiare un attimo. Tantissimo. Eccolo. Ok, ho avuto paura che l'avessi mancato. Sì, io ho detto basso. Adesso l'ha mancato. Vero? Perché ho visto la Pokéball fare un po' di esitazione. Che sì, sembrava l'avessi totalmente mancato. Non manca, ci fa una figurata. First try, boom. Bravo, vedi. Ora si inizia a ragionare. Aspetta che ci vola il cappello. Deve essere un buon allenatore. Voglio aggiungere una cosa. Qua, cosa? Sì. Sto iniziando a teorizzare, ok, che Sentiamo quando si è vicini a una Guarda palestra. Che sono torte, scusa un attimo. Ah. Sono torte di palloncini, bellissime, vabbè. Okay. Continuiamo. Vabbè, io non ho parole. Dicevo. Erano belle. Stavo dicendo una teoria importante che okay. secondo me è vera ed è molto utile. Uh-huh. Che quando si passa vicino a una palestra si trova almeno un Pokémon. Quindi diciamo che è un posto dove comunque anche se non vuoi scontrare conviene sempre passare perché almeno un Pokémon lo ci trovi. Sono Pokémon. A me è sembrato che succedesse sempre. Okay. Guarda, infatti sì, anche sì. un Rihorn. Bellissimo Rihorn. Bello, bello. C'è un sacco di vento. Infatti zona, spostiamoci un po'. Vieni. Vai in corsetta, corri. Ok. Questo è ancora più forte di Graveler, okay. quasi 500, stiamo iniziando a trovare Pokémon serie. Essendo quasi al 18 iniziamo a trovare certo, roba davvero forte. Pronta. Oltretutto, a proposito di livelli, sì? abbiamo scoperto che si arriva fino al livello 100. Sì, esatto, però fino al livello 30 conta per trovare Pokémon più forti. Quindi diciamo che l'obiettivo sarà arrivare al 30. Perché io al 100 non c'ho proprio voglia, te lo dico già da adesso io al 100 non ci arrivo. Sono davvero tanti. Sono troppi ragazzi. Io infatti quando lui stamattina mi ha fatto, ma secondo te sai quanto è il livello massimo? Io ho detto 50. Dai, 50. 50 era accettabile. Ma 100 è davvero tanto. Andiamo? Sì. Continuiamo sì, a camminare. Comunque lo voglio anche io Golem. Anch'io lo Ci stiamo voglio. Lavorando per arrivare ad averceli. Ascolta, andiamo. Aia, ce l'ho delle spine. Picchiamo il ragazzo che l'ha messo nella palestra e gli rubiamo il cellulare. Mi stai facendo pungere costantemente. Che cosa ci posso fare se queste piante qua? Sentiti in colpa. Aia. Schivo. In diretta. No, Matrix.
Non fare urletti poco virili, ti prego. Smettila. Se non mi fai passare nelle spine è più semplice. Smettila. Allora, qua c'è un bel sole. Volevo ricontrollare quanto ci manca per le uova. Perché secondo me manca poco. Infatti mancano 300 metri. Siamo pronti a schiuderle. Secondo me non troviamo nulla, perché noi con le uova siamo maledetti. E anche non abbiamo mai trovato niente. No, anche lì c'è un'altra cosa importante da dirvi, ragazzi. Ovvero che con le uova, anche se si trova qualche Pokémon non troppo utile, ci dà comunque anche delle caramelle bonus. Quindi non ci dà 3 caramelle come se catturiamo un Pokémon, ma ce ne dà tipo 15-20. Non ho capito se il numero è sempre uguale. Quindi comunque diciamo che è utile anche per questo motivo. Cioè, guarda, due Pokémon, Rihorn e Nidoran. Prendiamo prima Rihorn perché a me piace troppo come Pokémon. A me piace un sacco, lo vorrei come animale da compagnia. Ok, questo per portarlo in giro. Ma no, ascolta, perché io ho una teoria. Era una cosa importante che dovevo dire. Io me lo porto in giro. E quando c'è gente cattiva l'incorna, gli faccio vai, capito? E lui va in charge. E si blocca il gioco. Si dice in italiano, carica. In carica, ok. Li distrugge come i cinghiali. Esatto. Ed anche un cinghiale lo vorrei, da con guinzaglio, da portare in giro. Io invece vorrei prendere e lanciare il telefono ogni volta che si blocca il gioco. Mi piacerebbe di più. Ma non è colpa del telefono, è colpa dei server, dai. Sì, ma siccome i server non li posso picchiare in nessun modo, picchio il telefono e mi sfogo. Allora, mancano 100 metri per le uova, ma guarda che abbiamo di nuovo. Che carina! Questo lo stiamo trovando abbastanza spesso. Io non ce l'ho questo. Non puoi? Allora, facciamo una cosa. Come finiamo il video, ci rifacciamo tutto il giro col mio cellulare, così lo posso catturare. No. Perché io adesso, io sono una brava ragazza, sto tenendo la telecamera, quindi non posso più usare anche ci il telefono. Ci dobbiamo comprare una cosa che si attacca qua, che abbiamo visto. Visto che attacca la telecamera. No, ci dobbiamo comprare uno schiavo. Uno schiavo, un cinese che fa da cameraman. Ma non dovevi dire che era cinese o meno. Uno schiavo. Cioè, detto schiavo, gli uno schiavi. Schiavo generico. Ok, allora facciamo uno schiavo sardo. Ok. Ok. Va bene. Che mi usi il telefono mentre io faccio le riprese, capito? Ma facciamo così mi cattura i Pokémon. Scusa, facciamo direttamente fai le riprese a lui così tu giochi. Quindi no? Un cameraman alla fine è quello che però schiavo che perché non lo possiamo pagare. Esatto, perché siamo poveri, quindi basta. Allora, questi stiamo discorsi per entrare nel parco. Dov'è l'entrata da questa qua, parte? Qua. Ecco, okay. E poi c'è pure un Magmar nei dintorni. Magmar l'avevi catturato alla fine? Credo di sì, non mi ricordo. No, te lo devi ricordare. Voglio far vedere un po' di parco, ma mi sta volando tutto, c'è troppo sì, vento. Aiuto. Mi sta volando sia il cappello, mi stava volando pure la telecamera. Se voi state chiedendo, sì, a Cagliari c'è sempre vento, in un modo o nell'altro. No, che sia inverno, estate, autunno, primavera, sempre vento. Il problema è che la metà delle volte in cui c'è il vento è bollente, quindi manco a dire che rinfresca, delle volte è proprio inutile, dà fastidio e scalda pure. Allora, io non ti voglio far impazzire, ma c'è Butterfly. Oh mio Dio! È la prima volta lo che voglio. Vediamo. C'è pure un Magmar che prenderlo di nuovo quello sarebbe quello una cosa fighissima. Sì. Mentre abbiamo messo delle immagini, diciamo, del posto per farvi vedere. Vabbè, dai, facciamo rivedere anche adesso. Il fatto è che, allora lo dico, cioè, basta, è pieno di persone. Sì. È pieno di persone anziane, di bambini che corrono e ci stanno guardando davvero male. Li ogni vedo volta proprio la gente guarda male. No, li vedo proprio dall'altra parte del attenta ai gradini del fiume che ci stanno guardando malissimo, quindi abbiamo fatto delle riprese stando un po' zitti perché non ci cos'è da guardare? Mo vado a ristare. Vai, ascolta, vai, vai, mi tieni la telecamera e mi riprendi mentre ristro. No, attenta perché ci sono le grate. Ma ci stiamo. Attenta alle grate. Aspetta, questo è un problema, ragazzi, questo è un problema. Un saltello. No, allora, lo sai che mi hanno sempre preso tutti in giro per le grate. E poi avevi letto la notizia e poi, di quello sì, che un mese fa ho letto di una persona che è caduta perché si è sfondata la grata, quindi le mie paure sono sempre state fondate, capito? No, perché solo uno in 2000 anni. No, io però pensavo è caduto, potevi essere tu come potevo essere io, dove vuoi andare? Per fortuna non l'eravamo qua. Ah, questo aspetta, faccio vedere, questo è il teatro lirico di Cagliari, giusto? Ma da questa parte sembra brutto, dall'altra è più carino. È perché l'hanno rifatto la facciata con la parte da questa, no? Esattamente, comunque dice, pensavo di salire qua, fai vedere anche il panorama. No, allora, al contrario a me non piacciono. A te non piace nulla. Inoltre io vorrei capire perché le uova sono scomparse. Bene, lo stesso bug mio. Lo ma non te li conto neanche presi successo nel diario? Sì, dovrebbe contare quindi adesso dai, sì. Guardiamo che cosa è uscito dalle uova. Solo che avere anche l'animazione sarebbe stato più carino. Ma questo è un altro debug. Abbiamo il bug delle orme, il bug che si blocca il gioco con le Pokéball, il bug delle uova. È tutto un bug. Bisogna è il gioco giusto per noi, dato che siamo i maestri dei bug. Secondo me è stata colpa nostra. Hai visto che bella acustica che c'è qua? Che senti che tutto. Rimbomba. Rimbomba tutto. Dicevo, secondo me è stata colpa nostra. Ci abbiamo giocato, noi abbiamo buggato. Vero, abbiamo finito di rovinare il gioco. Secondo me è stata colpa nostra. Allora, se noi li mettiamo, vieni qua all'ombra. Vieni. Okay. Se noi li rimettiamo per data di ritrovamento, vediamo gli ultimi 3 Pokémon. Quindi nelle uova ne abbiamo trovato un Mewtwo, un Oddish e un Ekans. Siamo seri.
Siamo davvero seri? Niente di bello, insomma. Però, niente di bello. Oddish ci ha dato appunto un sacco di caramelle, come vi stavo dicendo prima. Esatto. E infatti adesso lo possiamo evolvere. L'evoluzione di Oddish è davvero carina, ce l'hai presente? No, non mi piace a me l'evoluzione. Davvero? Mi piace Oddish, ma non mi piace. No, che sarebbe Gloom, giusto? Sì, non mi con piace. Con la bava. Con la bava. Sembri tu quando dormi. Non è vero. Questa cosa... Ti giuro che se uguale fare una foto è uguale a Gloom. Non è vero, credetemi, assolutamente credetemi. Stai mentendo. È pieno di Arcanine in zona, le vedi, le palestre sono tutte Arcanine. Forse è una fontana, questa è una fontana, la vedi? Vedi? No, non è una fontana. Vedi che spruzza acqua da ogni dove. No, no, guarda che è il tetto di qualcosa. Qui sotto c'è qualcosa. Ma ti giuro che si chiama fontana. Sì, ma non è una fontana. Ah, ma si chiama fontana. Avranno sbagliato. Allora, cioè... aspetta, se vuoi possiamo fare anche un attacco di palestra per finire anche la Romino. Vedi? Ok. Ah, è arrivato un Zubat, così è venuto da noi. Grazie Zubat. Ciao, grazie. Zubat. Stavamo arrivando alla palestra e guardate cosa abbiamo trovato. Un Parasect, non l'avevo mai visto in vita mia. Neanch'io, non l'avevo mai trovato. Finalmente un Pokémon raro. Non stavamo più trovando nulla in questi giorni, sempre. Guarda, gli stessi. Due secondi fa fuori dalla registrazione ci stiamo lamentando, ma stiamo trovando sempre gli stessi Pokémon, perché non troviamo qualcosa di diverso? Ovviamente. Ed eccolo, eccolo. No, no, stai attenta perché magari ci che scappa, succede? Perché è già uscito da una Mega Ball, se esce dalla seconda si fa dura, io te lo dico, anche perché guarda, ecco qua, vedi, è scappato. Abbiamo cantato vittoria troppo presto. No, non piangere, non piangere. Siamo arrivati alla palestra comunque, dai, parliamo di quasi. Altre cose, quasi. Quanto manca ancora? Voglio anche far sapere l'orario, perché in effetti noi non lo diciamo mai e non è minimamente scontato. In questo momento, ragazzi, è l'una. Ci stiamo sciogliendo totalmente, c'è il video delle facche in upload. Noi mentre stiamo registrando il secondo che vogliamo pubblicare oggi. E ci stiamo squagliando, perché beh, anche noi, non siamo che... furbi che usciamo all'una. No, siamo usciti un po' prima, ma a dire la verità stiamo camminando talmente tanto che si è fatta l'una. Esatto, siamo più o meno da due rette che camminiamo. Per fortuna oggi non è una giornata troppo calda, quindi si regge meglio di altri giorni. Se avessimo fatto un'altra giornata probabilmente saremmo già collassati. Saremmo già morti, sì, sicuro. Credo che ormai ci dobbiamo spostare tantissimo. Infatti mi sa che il prossimo episodio almeno in un posto un po' più lontano andiamo, perché vorrei trovare almeno quei 3-4 Pokémon che ancora non abbiamo mai trovato. Direi perché, che anche ecco, cavolo, ora, certo, sempre certo. Gli stessi ci stanno un po' iniziando a dar fastidio. Allora, abbiamo un Parasect che è scappato. Bello, un sacco di Pokéstop che abbiamo preso, bravissimi. Bravi. Zubat che ci è scappato, un altro sacco di Pokéstop. Nidoran che abbiamo catturato, Ekans che abbiamo catturato, Clefairy che abbiamo catturato, Nidoran che abbiamo catturato, Rihorn, Graveler, Sandshrew, Nidoran, Mewtwo, Cubone, Nidoran e credo basta. Sì, poi Staryu come ultimo, che mi sa che abbiamo preso poco Dai, prima di iniziare. Almeno abbiamo preso un bel po' di Pokémon, abbiamo preso un bel po' di Pokémon. E mi sa che ce n'è un altro, un bellissimo Ekans per concludere il video. Proprio rarissimo, rarissimo. Esatto, comunque ragazzi ci fermiamo così per questo video. Appunto per il prossimo cerchiamo di andare in qualche posto un po' più, diciamo, lontano. Io vorrei trovare o Bulbasaur, o Squirtle, o Pikachu, uno dei tre. Assolutamente. Lo voglio trovare, mi sono rotto di non averli, siamo gli unici. Se non ce li abbiamo, esatto. E quindi andremo a cercare quelli. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao ciao.